Ciao a tutti, io sono Simona, la titolare di un negozio di fiori e piante a Firenze, in zona Cure, che si chiama Nel Meriggio d'Oro. Oggi, insieme a Stile Naturale, vedremo come realizzare delle piccole decorazioni in carta crespa e materiali stabilizzati. Un agrifoglio variegato, un vischio e un altro agrifoglio non variegato. Possono essere usati come fermapacchi, come segnaposto o come piccole decorazioni da appendere all'albero di Natale. Per realizzare le nostre decorazioni natalizie abbiamo bisogno di carta crespa in colori verde, rosso e giallo molto pallido, una grammatura 60 grammi. Questo è della varichina gel che serve poi per poter effettuare lo sbiancamento delle foglie di agrifoglio variegato, delle pinze, delle tenaglie, un pennellino, della guttaperga che è un nastro tecnico da fioristi, delle forbici da carta, delle arance stabilizzate. Queste le potete anche realizzare prendendo un'arancia e mettendola a essiccare o in commercio trovate delle fettine già essiccate, dello spago, del filo di ferro e una colla a caldo. Come prima cosa realizzeremo questo rametto di vischio. Tagliamo due pezzettini di filo di ferro, più o meno di una misura, uno di 10 centimetri e uno va bene anche leggermente più corto. Per creare proprio questa classica diramazione del rametto di vischio. Il vischio, come vedete, ha le palline sempre sulla prima diramazione delle foglie. Quindi se voleste realizzarlo più grande, le seconde palline andranno qua e poi ripartono altri rami. Con questo filo tecnico da fioristi, chiamato guttaperga, che però trovate anche nei negozi dove vendono materiale per hobbistica verde, facciamo il nostro stelo, il nostro rametto, semplicemente tirando e premendo. La guttaperga è un filo che si auto blocca, quindi è parzialmente autoincollante ed anche, essendo di carta, si può tagliare con le mani. Facciamo sia il primo che il secondo rametto. Non gettate gli avanzi perché ci servono sia per fermare le palline, sia se vogliamo fare questo piccolo dettaglio di gemma tra le foglie. Adesso andiamo a tagliare un pezzettino di carta crespa giallo chiaro. Dovete tenere presente sempre quando tagliate la carta del senso delle piegature, perché in un senso si allarga, nell'altro no. Tagliamo, per realizzare le nostre bacche, dei piccoli quadratini, il numero a seconda delle bacche che volete realizzare. Sono più carine se le realizzate dispari. Allora, in questo caso ne realizziamo tre. Prendiamo un pezzettino di carta in più che appallottoliamo per fare il ripieno della nostra pallina. Quindi fate una piccola pallina, dopodiché andiamo a fasciarla con la nostra quadratino di carta crespa e abbiamo realizzato la prima bacca. Appallottoliamo e realizziamo la seconda bacca. Vi consiglio sempre di montare prima le bacche e poi le foglie perché il lavoro viene più pulito. Per non avere troppa carta in eccesso, vi consiglio di tagliarne la parte bassa, in modo che rimangano più precise possibile. Beh, come vedete qui abbiamo la diramazione, quindi dobbiamo andare a unire i due steli e lo facciamo semplicemente con un ulteriore pezzettino di guttaperga. Ecco, se volete metterli leggermente uno più alto, uno più basso per creare una piccola asimmetria, risulterà più naturale. E uniamo i due pezzettini di ferro, sempre tirando e premendo. Bene, diamo leggermente la forma già al mio oggetto.
e con la colla a caldo andiamo ad applicare le mie bacche. La prima, ancora un goccino di colla, attenzione a bruciarsi. La seconda, chiaramente essendo abbastanza piccoline l'operazione non risulta facilissima, ma nemmeno impossibile. I fili di colla in eccesso poi li possiamo togliere anche in un secondo momento. E mettiamo la mia terza spallina. A questo punto vado a già a rifinire quest'area chiudendo il sotto con un altro pezzettino di guttaperga, così mi rimangono solamente a vista le mie tre bacche. Quindi prendo la carta crespa verde e taglio un pezzettino di carta della misura delle foglie con cui voglio realizzare le foglie. Ogni rametto ha due foglie, quindi piego la mia carta a metà, poi un'altra volta nell'altro senso e vado a tagliare le mie quattro foglioline. Le foglie del vischio hanno una forma molto semplice, come se fosse proprio un petalo di un fiore. Ho realizzato già le mie quattro foglioline. Adesso con la colla metto un puntino di colla e vado ad applicare la prima foglia. Attenzione sempre a non bruciarvi. Le attacco dritte, in un secondo momento darò la forma, poca colla e secondo pezzettino di foglia che poi andrò a modellare. Se vogliamo ulteriormente rifinire questo pezzettino ci possiamo rimettere sopra per coprire la colla di guttaperga da un lato. Questa è un'ulteriore rifinitura se lo volete mettere. Modelliamo le foglie, le possiamo indirizzare come più vi piace. Adesso che il nostro rametto è pronto, potete aggiungere se volete un nastro di raso o bianco o rosso e un cordino se avete piacere di appenderlo. Allora, il nastro di raso dovete mettere il fiocco girato nel senso in cui volete tenere il rametto. Se volete tenere il rametto a testa in su, mettete il fiocco con le punte rivolte verso il basso, o altrimenti, come nel mio caso, con le punte rivolte verso l'alto nel caso in cui io voglia fare un pendaglio. Prendiamo il mio doppio raso bianco. Per misurare quanto ce ne vuole contiamo le due code e le due asole e tagliamo. Ho il piacere di usarlo a pendaglio e quindi metto le punte rivolte del fiocco rivolte verso il basso. Se le code sono venute uguali le posso uniformare e adesso possiamo creare la nostra legatura di spago. Prendiamo un pezzettino di spago di circa 12 centimetri. Se volete fare questo tipo di legatura dovete mettere una parte lunga quanto deve essere sullo stelo e poi iniziare ad avvolgere creando la vostra asola e poi rimettendo dietro la chiusura, che potete fermare avendo usato la colla a caldo con un puntino di colla. Questa è solo una modalità di creare il mio occhiello. Potete legarlo anche più semplicemente. Tenete premuto per fare in modo che la colla si secchi. Voilà, il nostro vischio è pronto. Come per realizzare il vischio, praticamente realizziamo il nostro stelo di agrifoglio
partendo dalle bacche e dallo stelo e poi inseriamo le foglie. Adesso vado a prendere la mia carta verde. In questo caso ho preso una carta verde leggermente più chiara per differenziarla dal vischio. Vi consiglio di tagliare le foglie due per volta in modo da averle di dimensioni diverse, perché come avete potuto notare nel ramo vero, le foglie più in alto chiaramente sono più piccole di quelle più in basso. Adesso mi vado a tagliare la mia foglietta cercando di imitare le punte della foglia vera. Le prime due foglie sono pronte. Adesso vado a tagliare le mie due foglie più piccole. Adesso andiamo, come nell'altro caso, ad applicare prima le bacche sul ramo. L'agrifoglio ha le bacche applicate non alla sommità del rametto, ma alla base di una foglia. Inizio a mettere le prime tre bacche. Se voglio, le posso anche semplicemente fissare già con la gotta perga, o se volete prima mettere una puntina di colla a caldo. Se rimane una piccola parte di rosso scoperta, potete migliorare il vostro dettaglio ulteriormente con la gotta perga che si autoattacca. Ripeto, è molto facile da usare. La stessa copertura la potete fare con la carta, però è molto più difficile da applicare. Adesso andiamo a applicare le foglie, come abbiamo detto, sulla sommità quelle più alte e più in basso quelle più grandi, e praticamente le mettiamo in fase alternata. Prima puntino di colla che mettiamo nella parte posteriore e andiamo a porre la prima foglia in alto. La colla la mettiamo dietro. Adesso stiamo creando il mio effetto variegato sulle foglie con una varichina gel, che è quella che in genere viene utilizzata per pulire i bagni. Vi consiglio l'uso della varichina gel perché è più densa e quindi è più facile controllare il mio disegno sulle foglie. Come vedete, possiamo a questo punto decidere dove andare a intervenire. L'effetto della sbiancatura è quasi immediato, quindi potrete facilmente controllare dove andare a rendere chiaro. Piano piano diventerà sempre più bianco perché comunque la varichina continua ad agire. Se volete potete creare anche la venatura della foglia, però ecco, è già molto carino così. Adesso, se vogliamo arricchire ulteriormente il mio pentaglio, posso prendere una fettina di arancia stabilizzata ed incollarla mettendo una riga di colla a caldo. Come ultimo passaggio andiamo a creare la mia asola in filo doppiorato rosso, ulteriore puntina di colla e lo applico alla mia fettina di arancia. Buon lavoro, buon Natale e al prossimo tutorial con Stile Naturale nel